Pescara-Salernitana, match senza alcun dubbio fondamentale. Il pareggio garantisce playoff, il successo la certezza del quinto posto. In chiave salvezza si gioca tutto quasi, la Salernitana che non può assolutamente perdere. Le ultime, Pillon recupera Mancuso, Bruno e Campagnaro. Il difensore argentino è assente da un mese e mezzo, ultima partita a Lecce lo scorso 31 marzo, potrebbe per questo ripartire dalla panchina. In tal caso il prescelto, assente per rotta causa squalifica, sarebbe Davide Bettella. Conferma per Balzano a centrocampo con Bruno e Brugman il rientrante Memushai. Davanti Sottil, Mancuso ed uno tra Marras, al momento favorito, e Mirko Antonucci, indisponibile Del Sole. In casa Salernitana, il neotecnico Leonardo Menichini, tornato sulla panchina granata a distanza di 3 stagioni, si affiderà al più offensivo 4-2-3-1. In attacco l'ex vice di Carlo Mazzone, ha provato Orlando Jallov e Andre Anderson a supporto di Djuric. In mezzo al campo il tandem Hodger di Tacchio. In difesa Casasola, Migliorini, Gigliotti e Lopez. Tra i pali Micai, tante le assenze. Non convocati per il ritiro di Marina di Ardea, provincia di Roma, Di Gennaro, Volpicelli, Bernardini, Perticone, Vuletic. Infortunati Minala e l'ex Raffaele Schiavi. Sfida in programma sabato alle ore 15. Dirigerà Nasca di Bari.